Ciao, salve a tutti. Come il clima in questo momento sta facendo, abbiamo su 20 gradi. C'è la possibilità di visitare una delle colonie più piccole che ho. Loro erano ristrette su 7 e guardate, sono sull'ottavo favo. Adesso la visitiamo assieme. Andiamo ad appurare il loro stato di salute. Assieme. Allora, questa è la prima scorta che avevano in più. La stanno preservando e di là dal diaframma. Adesso vediamo, probabile gliela scalo. Qua abbiamo il diaframma e questa è la prima scorta nido con piena. Sia di api che di agnelli. Belle, calmi amori. Il loro stato di salute, cioè su 20 gradi. Purtroppo ci dobbiamo rimangiare le parole che, come vedete, arrivano su delle giornate che è praticamente primavera. Qua in questo punto c'è assenza di vento. E qua c'è la covata. Hanno primo favo destro, la regina. Qua abbiamo su un covata. Fatti vedere, amore. Questo è il primo favo centrale e qua c'è sulla covata, una bella rosa. Questo è il primo favo centrale. Vedete, loro hanno bisogno di spazio, non di essere ristrette. Assolutamente non sono cavalli imbizzarriti. Non siamo tutti eccitati qua al centro perché questo modo sia di allevarle che di preservarle, di accudirle, non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima. E qua ci sono sulle covate, è belle. Passiamo al secondo favo covata, nascente. Vedete, non sembrano vuoti. Questo per quanto riguarda chi insulta, mi sembrano alveari vuoti. Questo è uno degli alveari più piccoli. Adesso infatti glielo scalerò quel favo là, e li allargherò e non le restringerò. Andate qua. Risiedono tutti i favi, l'ultimo non lo estrarrò, è una scorta bella e non le disturbo oltre.
Ecco qua, loro le allargo, vedete, le sto allargando di un favo, non le sto restringendo. Ecco qua, questi sono gli alveari vuoti che definisce l'esperto Bella Vista. Questo è uno degli alveari più piccoli, l'ho dovuto allargare. Come si fa a dire che sono vuoti?